La figura mostra una carrucola ferma, bloccata e priva di attrito, attorno alla quale passa una fune di massa trascurabile. Alla fune è attaccata da una parte la cassa 3 e dall'altra la cassa 2, che poggia sopra la cassa 1 ferma a terra. I pesi delle tre casse sono P1, P2 e P3, quindi li conosciamo. Calcola il modulo della forza direzione vincolare che il terreno esercita sulla cassa 1. Quindi dobbiamo calcolare N. Beh, ok, quindi avremo sicuramente P1, P2, P3, giusto? Poi abbiamo sicuramente questa tensione, ok, che è anche la stessa. Ora tutto è fermo, quindi la sommatoria delle forze deve essere uguale a 0 e in particolare ragioniamo lungo y, ok? Quindi, beh, sulla scatola 1, cioè possiamo ragionare su tutto quello che succede, no? Beh, sulla scatola sono attaccate o appoggiate? Che poggia sopra la scatola? Ok. Ok, va bene. Beh, ragioniamo su tutte le scatole, no? Allora, abbiamo che su 2 anzi scusate siamo dalla prima magari su 1 sicuramente avremo n meno P1 meno P2 uguale a 0 giusto? Ma può essere così facile? No, palesemente no, perché infatti non viene. O sto leggendo male il testo. Alla fune attaccata da una parte la cassa 3 e dall'altra la cassa 2, che è questa, che poggia sopra la cassa 1 che è ferma a terra. Ecco infatti l'errore, ecco dov'è. Perché giustamente P2 poggia, ma tutto P2 non grava su 1, ok? Quindi sarà n meno P1 meno P2, ok? Più T uguale a 0, perché su, diciamo, 1 agisce questa, che è la differenza fra quello che spinge verso il basso e quello che vuole tirare su, ok? E questa quindi è un'equazione. Per quanto riguarda invece, quindi su 2 in realtà ci siamo già risposto, questo è il contributo che dà 2. Per quanto riguarda 3, beh, questo è più facile, avremo la tensione meno P3 uguale a 0. Guardate un po', l'abbiamo scoperto da qui che la tensione è uguale a P3 che conosciamo. Possiamo sostituire qui. E quindi otteniamo che la reazione vincolare sarà P1 più P2, giusto? Sì, perché sto girando, meno P3. Sembrava impossibile, in realtà si risolveva a capire questa cosa, che è la parte più difficile. E dovrebbe venire fuori questo valore. Poi vediamo un attimino. Una persona è ferma appoggiata a due stampelle. In queste condizioni il terreno esercita una forza nella direzione di ciascuna. Ciascuna cosa? Ciascuna stampella, va bene, ok. Il coefficiente di attrito statico fra terreno è scritto un po' male, fra terreno e stampelle è 0,90. Ora ci chiede di calcolare l'angolo massimo, teta massimo, che la stampella può formare con il terreno senza scivolare. Quindi questo. Eccolo qua. Allora, devo ragionare sull'angolo massimo, quindi mi serve capire, cioè, chi è l'attrito che impedisce alla stampella di scivolare. Questa quando scivola se ne va verso destra, quindi l'attrito fa così, giusto? Ok, quindi l'attrito in generale è qua.
qua è lui. Quindi posso dire che la forza di attrito massima sarà uguale a F, che trovo qui, per il seno di teta. Ma so anche che l'attrito è uguale a mu, giusto? Sempre statico, per le componenti perpendicolari, N. Quindi questa reazione vincolare del terreno. Allora, se F è questa forza di cui lui ci parla, che è quella con cui reagisce il terreno, scopriremo che N non è altro che questa qua, sarà F coseno di teta. La forza del teta abbiamo scoperto che sarà questa, ok? Ma che vale anche mu Sn. Quindi, se mettiamo insieme le cose, possiamo dire che F seno di teta massimo uguale a mu s per n, ma n abbiamo scoperto che è f cos teta massimo. Ok, non è facilissimo questo perché questa reazione lungo f vi inganna. Infatti, in poche parole, io ho scomposto f e il ragionamento contrario potrebbe essere f dato dalla forza di attrito della reazione vincolare perpendicolare. Ok. Cioè F è una reazione, meglio, il terreno esercita una forza F sulla stampella e lungo la stampella. Da qui, guardate cosa scopro. Scopro che mu S è uguale a sen teta max fratto cos teta max. Quindi mu S è uguale alla tangente di teta massimo. E quindi, se mi interessa l'angolo massimo per il quale non scivoli, dato questo attrito, farò tangente alla meno 1 di mu s e così sono a posto. Poi il 77 dice che un blocco pesa 88,9 newton, quindi conosciamo la forza peso, e viene spinto contro una parete applicando una forza obliqua. Il coefficiente di attrito tra, questo chiamiamolo alfa, fra blocco e la parete, ecco, lo conosciamo ed è 0,56. Calcola il modulo della minima forza F necessaria per mantenere fermo il blocco. Allora, la sommatoria delle forze deve essere uguale a 0. Quindi sia lungo x che lungo y. Ora, lungo x, se vado a mettere un sistema di riferimento, lungo x avrò sicuramente che cosa? La reazione vincolare del muro, giusto? N, quindi meno N, più la componente fx, che non è altro che f sen alfa. Tutto questo deve essere uguale a 0. La componente y invece sarà f cos alfa meno mg, ho dimenticato di segnare una forza, più mu s, ok, cioè la forza di attrito, per n uguale a 0. In questo caso la forza di attrito fa questo, no? Impedisce al blocco di scivolare. Vi ricordo che l'attrito è sempre il coefficiente di attrito per le componenti perpendicolari della forza, quindi N. N è sempre uguale, no? In reazione. Quindi, vediamo un attimino, io devo trovare il modulo della minima forza per mantenere in equilibrio il blocco. Quindi posso, tra virgolette, risolvere un sistema, perché se so che questa è vera, posso scrivere che N è uguale a F sen alfa, sostituisco qui. E ottengo F coseno di alfa meno mg più mu s F sen alfa uguale a 0. Quindi mi serve F, posso isolarlo, ho cos alfa più mu s sen alfa uguale a m per g,
Ed eccola qui, F uguale a mg fratto cos alfa più mu s sen alfa. Se sostituite ottenete questo. Poi vediamo quest'ultimo, l'80, in cui ci dice, questo dovrebbe essere breve vedendolo così, che un'estremità di un righello lungo 20 cm è fissata a un pannello orizzontale con una puntina, in modo che il righello possa ruotare intorno ad essa. Abbiamo due forze F1 e F2 parallele al pannello, quindi lo stiamo guardando dall'alto, sono applicate al righello come mostrato in figura. Dov'è? Eccole qui. Determina in quale punto deve essere applicata la forza F2 affinché il righello non si muova. Ma questo è chiaramente un problema in cui bisogna ricorrere, visto che ci sono punti di applicazione delle forze diverse, alla sommatoria dei momenti che deve essere uguale a zero. Ok? Ora, io posso sicuramente andare a dire che perché tutto non, diciamo, non ruoti, ok? Appunto, la sommatoria dei momenti deve essere uguale a zero. Quindi calcolo tutto rispetto a qui, ok? E quindi avrò che, visto che i momenti devono essere uguali, ci sono due forze, la lunghezza del righello per F1, quindi il primo momento, braccio per forza, ok? Deve essere uguale alla lunghezza L che voglio trovare, facciamolo così diventa più chiaro, alla forza 2 per il suo braccio. Il suo braccio sarà dato dalla lunghezza che voglio trovare. Se ci pensate, per il seno di teta. Ok? Se ci pensate, la forza che agisce veramente è questa, eh? Ok, questa, se quelle parallele non influenzano la rotazione. Quindi L è l'incognita che mi serve. L, quella che devo trovare, cioè dove deve essere. Scusate. Dove deve essere applicata, ok? E questa è la forza F2 che è quella applicata in questo punto. Sentite perché vado a considerare quella verticale. E da qui, visto che queste devono essere uguali, posso dire che L dovrà essere uguale a L grande F1 fratto F2 sen teta. Sono sicuro che facendo qua i conti salta fuori questo 15 centimetri.